va a spalleggiare con Kane, ci prova dalla distanza Grajulis ed è la soluzione giusta. 3 minuti e spiccioli al termine del primo periodo, c'è spazio come vedete anche per Tavernelli, intanto si va fuori per la tripla di Criston. La Bertrand Jox che ora deve difendere sull'accelerata di Matteo Spagnolo, colpo di classe di una gemma del basket italiano. Eccolo qui Conti che va ad occuparsi del nativo di Cincinnati, che sposta il pallone più volte sotto le proprie gambe, poi entra all'interno del pitturato, fa tutto bene con i tempi giusti. Criston contro Luca Conti, va ancora lo statunitense, gli crea spazio Tyler Kane, ancora Criston alza la parabola, si lotta a rimbalzo, la retina si muove, ancora le leve lunghe di McDome, poi attenzione a questo passaggio da quarterback straordinario che porta Luca Conti al canestro. Prova a ripulire tutto Atkins e Grajulis, mezz'angolo niente da fare, Luca Conti reattivo al rimbalzo. Figlioi fuori da Criston, Tortona ha la possibilità ancora di riallungare. Eccolo qui Figlioi da tre! Drew Crawford fuori da Toto Forrai, Severini si occupa di lui. Si va sul fronte destro con Udom che la mette a terra e fa tutto molto molto bene. Tavernelli. Poi palla che circola ancora da Radosevic, si alza Severini, tripla importante da parte di Luca Severini. Criston gli offre la traccia verticale, il pick and roll Radosevic, rifiutato da Criston che preferisce fare tutto da solo e fa tutto bene facendo muovere la retina. Ancora la gestione di Diego Flaccadori, 3 minuti e 16 alla fine. Grajulis, pick and pop che porta frutti in casa Trento. Si va dalle parti di Radosevic che va a sfidare la difesa di Trento. Flaccadori pronto alla rimessa. Crawford ci riprova ancora una volta, stavolta la tripla va a bersaglio. Non gli era riuscita poco fa. Questa però riporta davvero Trento a meno 2. Corre il cronometro, Criston la spara in avanti. Terminano qui i giochi. Tortona è la quarta semifinalista. Batte al Pala al Pitur la Dolomiti Energia Trentino.